definizione, se vogliamo, un po' rigorosa del prodotto scalare e del prodotto vettore. È importante questo perché vi sarà d'aiuto per ragionamenti un po' più complessi in futuro, quindi statemi dietro. Allora, cercherò di dividere la lavagna a metà, più o meno qua. A destra, a sinistra farò il prodotto scalare e a destra farò il prodotto vettore. Per cortesia! Cominciamo quindi con due vettori, magari scriverò al centro, A e B, e li scriviamo nel modo cartesiano, cioè scomponiamo i vettori un po' nella direzione X, un po' nella direzione Y e un po' nella direzione Z. Quindi mi creo uno spazio qui, così ho i due vettori A, componente di A nella direzione X, componente di A nella direzione Y e componente di A nella direzione Z. X nella direzione X, componente Y, troppo piccolo, nella direzione Y, e A di B di Z nella direzione Z. Quindi a sinistra farò il prodotto scalare di questi due e a destra farò il prodotto vettore. Quindi quello che sto per fare sono le definizioni, sono operazioni che nascono dalla definizione. A, prodotto scalare B, con infinita pazienza, trascriveremo AX U di X, AY U di Y, AZ, lo scrivo un po' più piccolo, se no non ci sto dentro, parentesi, prodotto scalare di X. Sono questi i momenti in cui ricorro alla musica, la mia testa, così evito di impazzire. Il mio consiglio è di fare su due pagine del quaderno, di due pagine di rimpettaio, non sulla stessa pagina, scegliete in modo di avere lato sinistro e lato destro. Fate quello che volete, fate quello che volete, ma fatelo in silenzio. Proprietà vale una specie di proprietà distributiva che è familiare. Dovreste sapere che appunto A per B, eventualmente C per ABCD, B plus E plus F. Allora, se io voglio svolgere questo, se fossero numeri ordinari e questa è la somma usuale, fareste A per D più A per E più A per F, poi D per B per E, e poi track, track, track. Quindi, svolgendolo, avrei 9 addendi. I primi 3 nascono dall'usare la A, quindi 1, 2, 3, e farò la stessa cosa. Quindi formalmente io manipolerò entrambi nello stesso modo. Quindi avrò 9 addendi che bisogna scrivere con un po' di calma e li scrivo in un modo sistematico. Partirò da lui
questo per questo, più questo in una prima riga, quindi avrò tre addendi nella prima riga. Poi quando farò questo per questo, più questo per questo, più questo per questo, passerò alla seconda riga, quindi scriverò i 9 addendi in 3 righe, mettendoli in un minimo di ordine. Quindi, altra cosa, primo, scrivo il primo e poi vi faccio vedere subito una proprietà che mi permette di fare qualche salto. Allora, il primo è questo che moltiplica scalarmente questo. Ok? Questo pezzo, e farei i suoi similari, ma voglio subito scrivere un modo un po' più compatto che fa parte della definizione. Questo è un numero, avrà dimensioni, posso portarlo qua e avere a che fare quindi con AX per BX per, questo sarebbe la scrittura, questo è un per usuale. Certo che la A potrebbe avere dimensioni, la B avrà dimensioni, questo potrebbe essere una lunghezza, questo è un'accelerazione, però sarebbe 3 metri per 5 metri al secondo secondo, 3 per 5 è comunque un prodotto delle quelle che imparate dalle elementari, quindi sarebbe 15 metri quadri diviso secondo al quadrato. Quello sarebbe un numero normale, anche se ha dimensioni. La novità è questo, quindi io sto per scrivere questi 9 addendi facendo questo passaggio, cioè di portare il numero qua e avere a che fare quindi con la vera novità. La vera novità è questo pezzo. Quindi farò così, tutti quanti. Ok? What's the problem? What's his loss? Ok? Prossimo addendo. Questo per questo. Quindi questo BY lo metterò accanto alla X e la vera novità sarà il prodotto vettore tra la UX e la UY. Quindi ho AX BY e la vera novità è questa. Questo è l'oggetto nuovo. Poi ho AX, perché sto sempre partendo da lui, BZ e la vera novità è UX, prodotto scalare UZ. Passo ad espandere adesso con lui. Quindi invece di avere AX, 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 guardate come è fatta questa riga. Guardate i pedici. Ho la X, la X, la X, la UX, la UX, la UX. Invece il secondo termine, il secondo fattore qua, inizia con la X e passa in rassegna tutte le altre direzioni. Quindi la riga sotto posso subito farlo perché è AY e non devo neanche guardare quassù, perché prendo questo papale papale, no? Quindi BX e quindi sarà UY, prodotto scalare UX, papale papale. Poi sto facendo AY, questo sarà BY, UY, UY, più AY, DZ, UY, UZ. Terza riga. Verificate voi che lo stia facendo in modo giusto, eh? Qua sto passando adesso alla riga della Z. Questa è la riga della AX, questa è la riga della AY, questa è la riga della AZ. Quindi, BX, UZ, prodotto UX, AZ, BY, invece di UY ho UZ, UY, AZ, BZ, UZ. Finora mi sono limitato a usare la proprietà distributiva e quindi ho queste 9 cose che devo capire cosa sono. Questo cos'è? Questo cos'è? Queste 9 cose sono le novità, eh? Adesso di là farò esattamente la stessa cosa, con quale differenza? Che invece di esserci il prodotto scalare c'è il prodotto vettore. Quindi con molta pazienza lo farò e abbiate pazienza anche voi. Se siete annoiati o lo sapete già,
c'è tanto spazio fuori, andate fuori dai coglioni. Non sto scherzando. Perché ridete? C'è niente di buffo. Prossima riga. Prima devo controllare, sono stanco. Quello non sono di praticamente buon umore. X, 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 X. Mi pare della far giusto. Dovrebbe essere identico, tranne il prodotto. Il simbolo del prodotto. La riga sotto. Y sí. Fatto giusto? Mi pare di sì? Qua ovviamente c'è un segno più. Aspetta. Questo è un punto di domanda, scalare. Domanda vettoriale. D'accordo? Adesso sull'altra lavagna. Quindi adesso la definizione di questi due prodotti deve affrontare cosa sono questi. Ok? Queste sono le cose che vanno definite. E farlo, farò sull'altra lavagna. U di X, prodotto scalare U di X. Questo oggetto qua, guardate prima di mettere la definizione, guardate come sono fatti questi nove numeri, questi nove addendi, non sono numeri, questi sono numeri, questi sono vettori, questi nove addendi. Guardate, ognuno ha un pezzo di A e un pezzo di B. Questi nove numeri li ho disposti in tre righe e tre colonne. Questo numero qui e questo numero qui, anche là la stessa cosa, hanno gli stessi pedici, XX, YY, ZZ. Questa la possiamo chiamare la diagonale principale. Questi altri termini sono fuori dalla diagonale, e quelli fuori dalla diagonale, guardate i pedici, sono diversi, giusto? Questo termine è AXY, UX per UY, il suo dirimpettaio dall'altra parte della diagonale principale ha i pedici scambiati. Lo vedete? Questo è X per UY, questo è UY per X. Questo era X, questo è Y, questo è BY, questo è BX. Analogamente, il dirimpettaio di lui, chi è? È questo qua. E il dirimpettaio di questo è questo. Cioè la diagonale principale, dovete guardarla, e poi vedere che c'è una certa, un certo gioco dei pedici. Va bene? Torniamo alle definizioni. Quindi questo sta sulla diagonale principale, stessi indici. Il prodotto scalare, e questo vale 1. Quindi scriverò questi nuovi pezzi nuovi nello stesso modo, righe,
e colonne, e questa è la riga delle x, quindi ho ux prodotto scalare u di y, che è questo qua, che vale 0. Questo è ux prodotto scalare u di z, vale 0, vedete? Poi ho questo pezzo, facciamo la diagonale principale prima. Quindi questo è uy, prodotto scalare u di y, vale 1. U di z, prodotto scalare u di z, vale 1. Questo chi è? Questo è una yx. No? E di ripetere di questo. Questo chi è? Yy, quindi questo è uy per uz. Questa è la colonna della z. Questa è la riga delle x, riga delle y, riga della z. Questa è la colonna della z, questa è la colonna della x, della y, scusatemi. Questa è la riga della z. Scusate, track. Questa è la colonna delle x, questa è la riga della z. Ok? Questa, queste nove condizioni, se io le impongo, se un matematico le impone, sta dicendo che sta imponendo che gli assi siano ortogonali, che gli assi siano a 90 gradi, ok? Cosa che si vede che qua, per esempio, la direzione x è perpendicolare alla direzione y, perché sto dicendo che il prodotto scalare vale 0. Qui il dire che il versore nella direzione x e il versore nella direzione y hanno un prodotto scalare uguale a 0 sta dicendo che sono a 90 gradi. Questo qua, ho dimenticato di scriverlo, è a 90 gradi. Questi z e y hanno prodotto scalare 0, sto dicendo che stanno a 90 gradi. Sto dicendo che la z e x sono a 90 gradi. Sto dicendo però qualcos'altro, che ux per ux vale 1, uy per uy vale 1 e uz per uz vale 1, dicendo che i versori moltiplicati per se stessi, moltiplicati nel senso prodotto scalare per se stessi vale 1, stiamo dicendo che i versori sono normalizzati a 1. Ok? Quindi questa è la condizione di normalizzazione, normalizzati, questo versore qua è normalizzato a 1. Questo invece è la condizione di perpendicolarità. Quindi questo è il modo in cui un matematico dice che questi versori ux, uy, uz stanno puntando in direzioni perpendicolari, quindi ho la condizione di ortogonalità, e i versori sono normalizzati a 1. Quindi queste sono le condizioni di ortonormalità. È una parola che i matematici usano. Orto, che sta per ortogonale, normalità. Ok? Quindi, scegliendo le U, imponendo queste nuove condizioni, sto imponendo che le U siano ortonormali. Va bene? Cioè, siano ortogonali tra di loro e normalizzate a 1. Ed è questo il motivo per cui io uso la U. Credo di averlo detto stamattina. La U sta per unitario, vettore, il modulo 1, perché cos'è il modulo, no? Il prodotto scalare per se stesso, quindi il prodotto scalare per se stesso vale 1, vuol dire che è modulo 1, è normalizzato 1, ok? Quindi imponendo questo, che non è necessariamente, un matematico potrebbe decidere di non imporre queste condizioni e quindi avrebbe un sistema cartesiano che non è ortogonale e non è ortonormale. Ci sono assi storti. Se avete seguito il percorso, inizio proprio facendo il sistema cartesiano con assi storti, cioè non a 90 gradi, intendo dire. Scegliere di imporre le direzioni XY a 90 gradi è una scelta che si fa. Non sono obbligato a farlo. Posso benissimo fare la geometria analitica. Se questo è il mio punto P e questo è il mio punto origine, posso scegliere questa direzione, ma non sono obbligato a scegliere quell'altra direzione così. Potrebbe benissimo essere storto.
e posso comunque assegnare in maniera non ambigua delle coordinate a quel punto, per esempio con la ricetta di tirare le perpendicolari, se avete visto le lezioni del percorso, tiro la perpendicolare, la parallela, scusatemi, tiro la parallela a questa e individuo questo punto, tiro la parallela a questo e individuo questo punto, e questa è la coordinata x e questa è la coordinata y. O potrei tirare le perpendicolari e tirare le perpendicolari e questa sarà la coordinata x con la coordinata y. Posso benissimo fare così, i matematici lo fanno. L'unico motivo per cui si sceglie di fare gli assi x e y uguali, cioè uguali, perpendicolari tra di loro, è che queste due ricette, tirare la parallela o tirare la perpendicolare, danno la stessa risposta. Cosa che invece non succederebbe se gli assi non fossero a 90 gradi. Quindi io decido di mettere gli assi a 90 gradi, perché mi conviene, mi semplifica la matematica, uso Pitagora, no? Qual è il modulo di questo vettore? Qual è la distanza di questo punto all'origine? È una puttanata se gli assi sono a 90 gradi, perché faccio x quadro più y quadro. È Pitagora, no? Ma se gli assi fossero storti, la formula non sarebbe corretta. Perché se questo è un asse, questo è un asse, questo è un punto, e decido per esempio di usare la ricetta, tirare le parallele, tiro la parallela, questa è la coordinata x, questa è la coordinata y. E qual è la distanza di questo punto da qua? È evidente che non potete fare x quadro più y quadro, perché non è un triangolo rettangolo. Quindi io decido, non ho l'obbligo, decido di fare che questi siano zero. Ok? È una mia decisione. Quindi io decido in questo corso di usare sistemi cartesiani ortogonali tra di loro e di normalizzare uno ai vessori. Va bene? È molto chiaro questo. Avendo preso questa decisione, allora il mio prodotto scalare si semplifica, perché tutti i termini che sono fuori dall'asse sono zero. Questo è zero, 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 questo è zero. E quelli sull'asse, questo vale 1, questo vale 1, questo vale 1. E quindi, se decido di imporre la ortonormalità dei miei versori, il prodotto scalare è la forma che vi ho già dettato, che è questa. Ok? Quindi questo... Ups. Questa formula per il prodotto scalare presuppone che gli assi siano ortonormalizzati. Ok? Se gli assi non sono perpendicolari tra di loro, la formula non è questa. Quindi quando usate questa formula dovete essere sicuri che gli assi che state considerando sono ortogonali. Questa formula vale quando imponete le condizioni di ortonormalità. È chiaro a tutti? Bene. Saranno orali molto lisci. Cosa succede qua? Vedo Mozart, momento di ottimismo, per caso sa che brano è? È la prima volta in anni che qualcuno riconosce il pezzo, però non sa cos'è, ma almeno è il compositore. Questa è la riga delle X, questa è la colonna delle X. Quindi cosa avrò qua? Questa è la riga delle Y. Shh. Dovete guardare la struttura. Questa è la riga di questo termine, di questo pedice.
è il ratto del serraglio, l'ouverture di apertura. Con questa musichetta, con i violini, col triangolino. E poi quel boom 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 è una gran cassa. E fa il verso alla musica turca. E quando i turchi andavano in battaglia avevano un complesso sonoro, quando marciavano, che aveva proprio queste specie di oboi con questi triangolini e un'enorme gran cassa che faceva boom boom boom. È un pezzo strepitoso, strepitoso. È giusto? 15. Quindi il primo pedice mi dà la riga, il secondo pedice mi dà la colonna. Questa è la riga delle X, questa è la riga della Y, questa è la riga della Z. Secondo pedice, il secondo inteso da sinistra verso destra, dà la colonna. Questa è la colonna delle X, la colonna delle Y e la colonna della Z. Adesso vi do la definizione di questi 9 pezzi. È il prodotto vettore, quello che dovete imparare, il modo per scrivere questi 9, io ve lo do, meditateci sopra, trovate il modo di memorizzarlo. Una cosa dovete memorizzare, un paio forse. Una è fondamentale, che dovete usare la mano destra, e che è il più facile di tutti, è questo qua. Prima cosa, forse è il caso di dire, che quelli che hanno ugual pedice, sono il vettore nullo. Quindi, quelli lungo la diagonale principale adesso sono il vettore nullo. Nullo. Questo sarà uguale al vettore nullo, non è zero, è uno zero con la freccia sopra, mi raccomando. È diverso dal punto scalare. Adesso sono quelli fuori asse che sono diversi dal vettore nullo. Quelli lungo la diagonale principale sono nulli, vettori nulli. Allora, il primo non nullo, che secondo me è quello che dovete memorizzare, è questo qui. Perché ha pedice x, y, e cosa sarà? Pedice z, e col segno più, u di z. Questo qui è il primo vero compito della vostra memoria, è ricordare quello, perché questo qua corrisponde ad usare mano destra, perché avete, questo è l'indice, questo è il medio, queste sono le dita piegate, questo è il vostro pollice e questa è la mano destra. X, Y, Z. Ok? X, Y, X, Y, Z. Qui è dove il matematico sta dicendovi usate la mano destra, e questa è la relazione. Se qua ci fosse stato un segno meno, stava dicendovi uso la mano sinistra. Qua è la mano destra, e questo, e qua, questo è il modo in cui un matematico vi dice che dovete usare la mano destra. Adesso gli altri, dobbiamo un po' pensare, qua dovete usare qualche strategia. Vi dico come io me la ricordo, perché io non ho una memoria di ferro. La cosa importante da ricordare è che cominciamo da lui, il primo. Guarda, io scriverò i pedici X, Y, Z. Il primo, il secondo e il terzo. Farò una permutazione dei pedici. Porto chi è in coda in testa. Chi è in coda? La Z. La porto in testa. Quindi la Y diventerà la coda. Quindi faccio così. Così, così. Avete visto cosa ho fatto? Questo va in testa e gli altri due si spostano. Poi porto in testa questo. Y, Z, X.
e notate che se faccio di nuovo portare l'X in testa, ritorno a dove ero nella configurazione originale, quindi questo è la ripetizione di lui. Poi c'è un'altra possibilità di fare un'altra possibile permutazione. Questo è quello di portare chi è in coda in testa. Un altro è di scambiare, per esempio, il primo e il secondo. Quindi questo dove li scrivo? Li scrivo qua giù. Quindi ho questo è il primo, allora scambio il secondo col primo, faccio Y, X, Z. Ho scambiato il primo e il secondo, lasciando la coda. A questo punto, a questa nuova permutazione, faccio quello che ho fatto prima. Chi è in coda lo porto in testa. Quindi ho Z, Y, X, X, Z, Y, e se lo ripeto, ho Y, X, Z, che è la ripetizione di questa. Queste permutazioni qui avranno il segno più. Queste permutazioni qui hanno il segno meno. Quindi, dov'è questo qua? Z, X, che darà questo UZ, UX, che darà uno Y. Dov'è lassù? È questo qui. Ok? Vedete? Z, X, qua quindi sarà uguale a più UY. Dov'è questo? Un UY per un UZ, dov'è? E quello là in fondo. Questo sarà con un più UX. Gli altri termini che devo ancora mettere, uguale, uguale, dov'è? Quello là, sono di questo tipo. Vedete, quello in alto a destra è un XZ, giusto? Ed eccolo qua. Questo andrà col segno meno, quindi questi vanno col segno meno. Questo va col segno più. Quindi quello lì in alto, X, Z, Y, qua va meno U, Y. A questo punto è abbastanza facile, perché quando voi avete questo qui, il dirimpettaio cos'ha? Ha i pendici scambiati. E quindi avrà il segno opposto. Se questo è un più, questo è col meno. Infatti vedete che la YX è su questa permutazione, è di questo tipo. Quindi una volta che avete uno dei personaggi fuori dalla diagonale principale, il suo dirimpettaio è il segno opposto. Tutto lì. Questo è il dirimpettaio di questo. Questo è il dirimpettaio di questo, vedete, meno UY più UY, questo è più UX, questo sarà meno UX. Ok? Li ho fatti tutti? Quindi in questo fatto qua c'è l'anticommutatività del prodotto vettore. Ok? Qua sto dicendo di usare la mano destra, e il fatto che se io scambio l'ordine, introduco un segno, dov'è il dirimpettaio di questo qua? Vedete, se faccio ZX ho più Y, qua se scambio e faccio UX, UZ, c'ho meno. Il fatto che gli elementi fuori dalla diagonale principale hanno segno opposto è l'anticommutatività. Quindi è importante, quando fate il prodotto vettore, sapere chi è a destra e chi è a sinistra. Se scambiate, introducete un segno meno. Quindi, con infinita pazienza, dobbiamo tirare le conseguenze qua. Qua sarà difficile perché le levagne sono fatte come sono fatte. Quindi questo qui è il fattore nullo. Quindi via, trac, via, trac, via, trac. Questo, vedete che anch'io non so a memoria, devo guardare. Però con un po' di calma si ricostruisce. Nessuno pretende che sappiate a memoria le cose. Però un minimo di pretendere un pochettino che ci arriviate nel giro di qualche minuto, sì, non sono difficili le cose. Quindi questo qui che è XZ diventerà meno U, dov'è il cancellino, lo vedete?
ciclo di conservazione dei dei cancellini, no? Sono tornato ai cancellini, non è che si è distrutto, è semplicemente si è spostato. Proveremo qualcosa di simile in elettricità, no? Se la quantità di carica in un volume cambia, non è che è sparita, si è spostata. Legge Kirchhoff. Per esempio, sono stanco, qualche battuta, non sono battute. I soldi del mio conto corrente aumentano quando arriva lo stipendio e poi diminuiscono. Io arrivo alla seconda settimana, ormai sono uno non della terza settimana ma della seconda. Allora che crisi. E però dove vanno i soldi? Vanno da qualche parte, no? Quindi i soldi che io ho sono venuti da qualche parte, i soldi che non ho più sono andati da qualche parte. Però i soldi non sono un buon esempio, secondo me, della legge di conservazione, perché se io tiro fuori dal mio portafoglio una banconota da 20 euro e con un accendino lo distruggo, questi sono appelliti, giusto? Invece gli elettroni non li potete distruggere, potete spostarli, ma non potete distruggere. Dai, un attimo, dov'è il cancelliere? Vedi, questo è... questo metodo meno... silenzio! Aiutatemi a mantenere la concentrazione. Attenzione, la prima cosa da notare del prodotto vettore, che è il più complicato, è che ogni pezzo di quelli che sopravvivono, quando io per esempio guardate questo signore qua, che è il primo che voglio scrivere, questo è XZ, quello che metterò qua è meno, perché è meno qua, UY, quindi io cancellerò, dov'è il cancellerò? Continua a sparire. Questo è meno UY. Notate che il suo termine aveva i pedici XZ. Quindi il versore che appare lì usa il pedice non usato. Se qua uso la X e qua è la Z, qua userò la Y. Si tratterà solo di ricordare se ci va un segno più o un segno meno. Qua per esempio io ho Y e X. Quindi questa roba qua io la cancellerò e scriverò una U con quale pedice? Z, perché ho già usato X e Y. E si tratta solo di ricordare che segno ha. Siccome quello è il negativo, questo è il suo... beh, un attimo, dobbiamo vedere. Qua ci va la UZ, ma con quale segno? Ci devo arrivare guardando che quello è col segno meno. Quindi nessuno vi pretende di, che voi sappiate a memoria. Anzi, permettetemi di mettere il segno meno qua, ok? Qua ci va il segno meno. Come questo diventa un segno meno. Questo chi è? Questo è quello che va memorizzato, no? È il paradigma, è l'esempio base, è quello che dovete assolutamente mettere. Qua ci va UY, UZ, col segno più. Il dirimpettaio, giustamente, il segno meno, questo è col dirimpettaio di lui, quindi qua ci va la UY. Col segno più, perché quello è già negativo. Qua chi ci va? Allora uno deve di nuovo pensare alle permutazioni. Quindi questo signore qua è col segno più, YZ, YZ. E questo invece, ecco qua, e sì, U di X, ma col segno meno, quindi questo ho detto così. Questi li posso cancellare? Ma no, lasciamo tanto. Ah sì, così. Ok. Va bene? D'accordo? A questo punto usate la proprietà associativa, no? Associate
gli addendi che hanno lo stesso U. Giusto? Perché questo è un vettore, la chiamiamo il vettore C. Quindi chi è la CX? Chi è CY? Chi è CZ? CX è quella parte di questa espressione che ha la UX. Chi hanno la UX? C'è questo qui e questo qui, quindi associateli. Quindi questo pezzo arriva col segno più, A, Y, B, Z. Questo è un segno meno, A, Z, B, X. E questi, scusatemi, sto facendo sbagliare questo qua. Perché mi sono accorto che stavo sbagliando? Che c'è il pendice X. Se io voglio scrivere il pezzo U di X, non ci deve essere qua dentro il pendice X. Mi sono accorto da me che stavo sbagliando. Ok? Quindi quando scrivete quello che è qua, che è pertinente alla direzione X, non deve apparire qua il pendice X, deve apparire Y e B, e Y e Z, però anche senza guardare là potete forse capire il gioco, perché qua apparirà là sempre A e B, ma con i pendici scambiati. Quindi sarà A ma con la Z e B con la Y. E c'è un segno relativo tra di loro. Chi è la componente X di questo benedetto C? Componente Y intendo dire. Qua la componente Y non devo utilizzare i pedici Y. Quindi avrò una A X e moltiplicato una B Z. E avrò una AZ moltiplicata per una BX. Non devo avere i pendici Z là in mezzo. Si tratta solo di... E so anche che queste due possibilità, AX per BZ e AZ per BX, hanno un segno relativo tra di loro, sono di segno opposto. Ma chi è il più? Con calma, pensate alla permutazione della combinazione paradigmatica, che è questo qui, no? Ricordatevi, UX, questo è quello più, X, Y, Z, e questa è la permutazione più. Poi da lì ricavate altre permutazioni più semplicemente facendo chi è in coda va in testa, e quelli vi darà la permutazione più. Quindi, boing, eccolo qua i segni, ce li ho. Quindi a me interessa la componente Y, ecco la componente Y, il diripetaio è qua, col segno più. Quindi ho A, Z, B, X, meno A, X, B, Z. Giusto? E la componente Z sono, dov'è? Ecco il 1, ecco il diripetaio. Questo è quello col segno più e questo è col segno meno. Ok? Ma che esitazione l'avrete, no? Basta semplicemente fare un respiro profondo e ricordare alcune regole base. Ok, questa è la componente ZX, qua non ci devono essere X. Questa è la componente Y, qua non ci devono essere Y. Componente Z, qua non ci deve essere Y. Prima regola. Seconda regola. Non avrete A e A, avrete A per B. Non avete A per A e B per B, avete A per B e avrete in opposto. Cioè avete A per B con due pedici, la A un pedice e B l'altra. Poi avrete anche l'altra con i pedici scambiati. E hanno un segno meno tra di loro, uno dei due è negativo. Ma qual è quello positivo? Dovete arrivarci con calma. Poi vi racconto un trucco, d'accordo? Quindi questo qui... è la CX, questa è la CY e questa è la CZ. Mi raccomando ragazzi, il prodotto scalare e il prodotto vettore sono fondamentali in questo corso. Il prodotto scalare, come vi ho già detto, anzi vi faccio un'anticipazione che ho fatto anche l'altro corso, dove posso cancellare? Qua. Silenzio per cortesia. Ah.
Nel prodotto scalare, nel prodotto scalare, forse l'esempio, il primo esempio dove il prodotto scalare è di fondamentale importanza è nel concetto di lavoro e di energia. E l'energia è uno dei concetti fondamentali della scienza e della tecnologia, come ben sappiamo, no? E quindi avrò a che fare con una forza, il lavoro, il lavoro sarà un prodotto scalare tra una forza e un vettore spostamento. Quindi il lavoro, per esempio, ha dimensioni. Che dimensioni ha? Domanda bruciapelo. Buongiorno. Che dimensioni ha? Uno potrebbe cominciare subito a dire, beh, ha le dimensioni di una forza per una lunghezza. È già una risposta, no? Ma qual è la dimensione della forza? No, è un'unità di misura. Devo ancora farvi la forza, ma forse avete sentito che è M per A, quindi una forza è una massa per una lunghezza per un tempo alla meno 2. Poi dovete moltiplicare per un'altra lunghezza, quindi la dimensione di questo è una massa per una lunghezza al quadrato per un tempo alla meno 2. Se le masse le misurate in chilogrammi, se le lunghezze le misurate in metri e se i tempi misurati in secondi, allora questo sarà un certo numero di chilogrammi, metri quadri, secondi alla meno 2. Poi se uno decide nell'unità di misura delle masse di chilogrammi, di lunghezze, metri e di tempi secondi, di dire che un'unità di forza è un chilogrammo, metro, secondo al quadrato, e lo chiama newton, allora questo si misurerà in newton per metro. Ma l'unità di misura è una cosa, la dimensione è un'altra. La dimensione è molto più fondamentale. Deve essere chiaro. Va bene? Se questo è il vostro vettore spostamento, e questo è, cambiamo colore, questo è il vettore spostamento, e in rosso ho il vettore forza. Cosa farò? Guarderò la direzione dello spostamento e la penserò come una direzione che mi suggerisce l'esercizio. È una direzione interessante questa qua. Quindi scomporrò, se si dice così in italiano, mi sembra di sì, la forza rossa, la freccia rossa, in un po' nella direzione dello spostamento e in un po' nella direzione perpendicolare. Perché perpendicolare? Perché ci piace Cartesio. Quindi prenderò questa parte della forza e poi c'è questa parte qua. Questa qua la chiamerò la parte della forza che è parallela a chi? Allo spostamento, no? E questa è la parte della forza che è perpendicolare allo spostamento. Quindi la forza l'ho scomposta, come lo penso, come una somma vettoriale di una forza nella direzione parallela allo spostamento più una forza, una parte del vettore forza è nella direzione perpendicolare. Ok? Questa è la definizione di somma di frecce. Questa freccia più questa freccia mi dà questa, oppure questa freccia più questa mi dà questa. Questo è cosa io intendo per somma vettoriale. Una freccia per di là e una freccia per di là si compongono ad avere una freccia per di là. Ok? Adesso faccio il lavoro, calcolo il prodotto scalare. Dove cancello? Dov'è il cancellino? Ecco qua. Ormai non mi sta squillando. Mancano 5 minuti, ma come mai non ha squillato? Non ha squillato. Eppure c'è la campanella, quindi dovrei impostare un po' sbagliato. Silenzio. F
prodotto scalare, lo vettore spostamento, lo scriverò così. F, la parte parallela, più la parte perpendicolare, prodotto scalare, delta R. Proprietà distributiva, cioè disfo questa. Prodotto scalare tra la parte parallela e il vettore spostamento, più il prodotto scalare della parte perpendicolare per lo spostamento. Questo vale 0. Ok? Quindi il prodotto scalare, in questo caso il lavoro, avrà un valore proprio perché la forza ha una componente nella direzione dello spostamento. Se non ce l'aveva, se la forza era, se lo spostamento era così e la forza era pomi a 90 gradi, il lavoro sarebbe stato zero. Il lavoro in questo caso non è zero perché c'è una parte della forza che è nella direzione dello spostamento e quindi darà un prodotto scalare diverso da zero. Che segno ha il prodotto scalare secondo voi? Perché il prodotto scalare è un numero che può essere positivo o negativo. Che segno ha? Buongiorno. Che segno ha? Positivo. Da cosa si capisce che è positivo? Perché il prodotto scalare tra la freccia blu e questa freccia rossa, l'angolo è zero e quindi è positivo, no? Se la forza fosse stata così, quale sarebbe stato il segno del prodotto scalare? Negativo. Perché? Perché questa forza ha una parte perpendicolare che non contribuisce al prodotto scalare e ha una parte antiparallela. E quindi queste due frecce hanno un angolo di 180 gradi di pi greco e coseno di pi greco è meno 1. Quindi ricordatevi che il prodotto scalare è un numero positivo se le due frecce puntano più o meno nella stessa direzione. Se sono a 90 gradi vale 0. Se le due frecce puntano un pochettino in direzione opposta, allora il prodotto scalare è negativo. Facile, no? Facciamo una breve pausa e poi facciamo commenti analoghi col prodotto vettore.